primo aprile del 2022. Buon primo aprile a tutti voi. Qua funziona così. Sono le 5 del pomeriggio, questo video chiaramente lo pubblicherò più tardi, perché il canale YouTube, finché non arriva a 1000 iscritti, il canale, ve lo dico qui, non mi permette di andare in diretta. Però giusto per farvi capire, oggi qua era previsto temporale tutto il giorno, brutto tempo, ma sapete quante volte mi è successo questo? Tanto è che nella mia esperienza ho capito che mi devo fidare. Quando si parla di previsioni del tempo qui a Terracina, devo sempre prenderle con le molle, devo crederci al 50%. Oggi dava temporale, temporale, tempo brutto tutta la giornata. Ebbene, ragazzi, ecco il tempo qua. C'è un sole meraviglioso, chiaramente il cielo non è sgombro, però guardate un po' che meraviglia. Terracina, beh, ormai conoscete tutti queste mie inquadrature, no? Quando faccio i miei video. Insomma, questo sarebbe il temporale qui a Terracina. Guardate che meraviglia, adesso mi faccio la consueta passeggiata del pomeriggio. Oggi ho avuto modo di venire qua prima. Ho passato una settimana un po' particolare, anzi 2 settimane un po' particolari. Ripeto, questo è un video che viene pubblicato sul canale YouTube e quindi racconto un po' di me, essendo un canale YouTube che in qualche modo reputo strettamente collegato a un blog, al mio blog, ve lo dico qui, .com. Tra l'altro è già una settimana che siamo passati a un dominio di secondo livello, quindi ve lo dico qui, .com, lo trovate online tranquillamente. Sono state 2 settimane particolari, adesso finalmente posso parlarne, perché oggi proprio ho avuto una sorta di liberazione, perché come è giusto che sia, questo è l'appello che faccio io, soprattutto quando si giunge a una certa età, vicino ai 50 anni, è giusto fare controlli, quantomeno analisi del sangue periodiche. È giustissimo farle almeno una volta all'anno, ma io ho dato buone abitudini a tutta la mia famiglia, così come ho ereditato da mio padre, analisi del sangue una volta all'anno fisse sempre. E da queste analisi del sangue c'erano due valori, anzi 3 valori fuori norma. Sono andato chiaramente dal mio medico di famiglia. E la combinazione di questi 3 valori lo ha mandato un attimino, lo ha fatto un attimino allertare, associato pure ad altre mie situazioni, piccoli malesseri fisici, un grande gonfiore all'addome, alla pancia, dolori ai reni e cose delle quali soffro già da un pochino. E quindi, detto ciò, il dottore mi ha detto: Manuel, facciamo qualche controllo, perché voglio vederci chiaro. E oggi sono andato a fare questo controllo tanto atteso, che ho vissuto con molta ansia, devo dirvi la verità. Mi sono sforzato tantissimo di mantenere la calma, l'ho fatto, per carità, ho trovato facilmente le distrazioni, perché comunque arrivati a una certa età si trova il modo di sapersi gestire, però il pensiero andava sempre lì. Perché andava sempre lì? Perché il dubbio del mio dottore, il forte dubbio che nutriva il mio dottore, era quello che io potessi avere l'epatite. Quindi questa cosa in qualche modo mi ha allarmato, non poco. Chiaramente ne ho parlato solo ai familiari più stretti, perché insomma, perché allarmare le persone, farle preoccupare e poi magari non era quello che pensava il dottore. E ho fatto bene, secondo me, perché l'avrei fatti allarmare inutilmente. Perché dico questo? Perché l'esame che ho fatto oggi ha scongiurato questo tipo di discorso. Dovrò fare delle piccole correzioni a livello alimentare, ma questo poco importa. Però è stato scongiurato
il peggio, quindi devo solamente correggere alcuni fattori a livello di alimentazione. Tanto per dirvene una, ragazzi, pensate un po', il mangiare troppo eccessivamente integrale mi ha penalizzato, perché comunque fa bene mangiare integrale, ma non bisogna mai esagerare. Per questo torna in voga la cosa secondo la quale l'alimentazione, la dieta mediterranea è in assoluto la più equilibrata e la migliore al mondo. E non lo dico di certo io. Quindi dovrò rivedere un pochino l'alimentazione perché io praticamente mangio tutto integrale. Molte fibre, perché i cibi di carattere integrale sono ricchi di fibre, yogurt pieni di fibre. Poi col fatto che sono leggermente intollerante al latte, prendevo anche yogurt a base di fibre, insomma, mi sono talmente tanto caricato di fibre che questo ha comportato degli scompensi di alcuni valori, molto di essi legati al pancreas, al fegato, anche ai reni. Insomma, comunque la situazione è assolutamente recuperabile, assolutamente non ci sono proprio problemi, è un discorso solo di correggere bene. L'alimentazione, come ripeto, però per il resto è tutto nella norma, è tutto ok, e sono davvero sollevato, sono davvero molto sollevato perché comunque l'allarme che mi aveva lanciato il mio dottore un paio di settimane fa non mi aveva lasciato proprio tranquillissimo. Comunque oggi la persona che mi ha fatto l'esame mi ha tranquillizzato, mi ha detto: stai sereno, è un problema solamente di alimentazione, non ti preoccupare, non è niente di chissà cosa, insomma, tutto a posto. Ecco, questo, e quindi in qualche modo il mio stato d'animo oggi è assolutamente buono. E appena fatto questa cosa, io chiaramente ho preso. Essendo il fine settimana, avendo avuto l'opportunità di non andare a lavorare, tra l'altro mi sono pure scordato di farmi fare il giustificativo per oggi, vabbè. Quindi comunque sono venuto qua e mi sto facendo la mia bella consueta passeggiata in riva al mare fino al fiume a Foce Sisto, quello che già vi ho fatto vedere tante volte. Poi queste sono le classiche giornate leggermente ventilate in cui camminare fa bene, perché comunque respiri l'aria pulita, lo iodio proveniente dal mare. Quando è mosso, il mare è risaputo che rilascia una quantità di iodio superiore, quindi tutta aria che fa bene. Vi dico la verità, vi faccio pure, ti può sembrare nulla, però come potete vedere ci sono evidenti segnali sulla sabbia di trattori, di ruspe. Questo che cosa vuol dire, ragazzi? Per chi è amante del mare e chi lo vive a 365 giorni come me, a 360 gradi, questo che cosa vuol dire, ragazzi? Che praticamente stanno pian piano, si rimette in moto l'attività, nel senso che sono intervenute le ruspe, presumo del comune, che hanno cominciato a spianare la spiaggia e prepararla ad ospitare stabilimenti che qui nel giro di un paio di mesi massimo fioccheranno a Iosa. Ok? Comunque è una stagione che piano piano, nonostante stiamo ancora al 1º aprile, si appresta a prendere forma e a rimettere vita. A riprendere vita, no? A rimettere vita. Chiaramente l'ho scritto anche nel sito ieri. Oggi 1º aprile è scaduto, finisce, è finito dalla mezzanotte lo stato di emergenza, che in qualche modo, poi vi invito magari a leggere l'articolo che ho scritto su velodicoqui.com. E comunque anche questo è il segnale tangibile che si cerca piano piano di ritrovare una certa normalità, a parte le tensioni che arrivano dall'estero. E quelle in qualche modo cerchiamo di viverle, come dicevo già in un video un paio di settimane fa, viviamole con una certa tranquillità, cioè, no, oddio, tranquillità, apprensione, tensione per quella povera gente, però senza farci coinvolgere 24 ore su 24, perché altrimenti
ci facciamo solo del male. Tutto qua, ragazzi, volevo solamente condividere con voi questa cosa. Intanto io sono convinto del fatto che nessuno di voi vedrà il video fino in fondo, ma ne sono proprio certo al 100%. Quindi vi lancio una sfida e sono curioso di vedere chi lo vedrà fino in fondo e chi in questo modo dimostrerà che io ho torto. Ma vi dico la verità, secondo me sto video non lo vedrà nessuno fino alla fine, perché la frenesia dei giorni nostri ci porta a questo: salti di 10 secondi in 10 secondi, perdi i concetti, dai un'occhiata veloce al video e poi buonanotte ai suonatori, come si è detto. Vi saluto ragazzi, appuntamento al prossimo video da Manuel. Un abbraccio forte.